Marco Teatro, sono 20 anni, 1994-2024, happening internazionale underground. Ci vuoi parlare di questa ricorrenza? Allora, in realtà la prima edizione è stata nel 93, qua dentro, proprio in questo luogo. Qua sotto al pian terreno c'era un centro sociale occupato, centro sociale Garibaldi, e nel 93 ero venuto qua a parlare con il gruppo di gestione del centro e avevo proposto di fare questa iniziativa sull'arte underground. E dopo varie assemblee decidemmo che si poteva fare e fu un successo immediato perché era una cosa che oggettivamente mancava. E vennero già dalla prima edizione più di un centinaio di artisti, e era tutto di tavole originali, quindi il pubblico poteva vedere dal vero dei materiali che magari non aveva mai visto o non conosceva, e era un evento libero. E il successo fu assolutamente immediato, tanto che da subito tutti hanno cominciato a chiedermi di portare questo evento anche in giro per l'Italia in tanti posti, ed è quello che successe. Infatti negli anni seguenti portammo questo evento che evolveva per ogni edizione, ogni tappa che faceva, aggiungendo nuovi artisti o cambiando gli artisti. Il 2024 tu sei un artista ospite della Casa degli Artisti di Milano in Brera. Che cosa stai facendo in questi mesi? Sei ospite da maggio a settembre, se non erro. Esatto, sono ospite da maggio a settembre insieme all'altro gruppo di, diciamo, un nutrito gruppo di 5 artisti, tutti più o meno legati da un filone di arte urbana, anche se è un termine molto vago e dal significato plurimo a cui si possono dare tante interpretazioni. E mi è fatto molto piacere perché qua comunque ho molti ricordi proprio di questo luogo. Casa degli Artisti è una unicità non solo in Milano ma in tutto il nostro territorio, una struttura che nasce nel Novecento, che ripropone dei canoni adatti a far entrare la luce negli spazi, recentemente ristrutturata. Come puoi immaginare questo spazio nei prossimi 10 anni? Che cosa ti piacerebbe vedere, oltre alla tua presenza? Mi piacerebbe che tornasse un po' vivo come lo era quando era sostanzialmente in autogestione, perché è stata in autogestione per decenni e decenni, anche se era fatiscente, però succedeva di tutto e succedevano tante cose spontanee. Ovviamente con gli eventi spontanei succedevano anche drammi, ma soprattutto potevano accadere cose veramente innovative e interessanti. Hai con te un libro? Com'è un libro? Ci vuoi parlare di questo? La Guerra dei Segni è un libro sulla storia dell'arte underground mondiale ed è sostanzialmente un sunto di questo happening internazionale underground che è nato dentro questo luogo, e perché praticamente noi abbiamo fatto un percorso parallelo della storia dell'arte spiegando tutto quello che accadeva nel mondo underground, cioè che anticipava l'arte, perché l'arte in fin dei conti ogni corrente artistica ha avuto un suo periodo underground e poi in genere diventa mainstream. Molta è rimasta sconosciuta perché è rimasta sempre invischiata nell'underground e non si è mai uscita, però è interessante vedere quante cose sono state prodotte e chi, soprattutto da chi le ha fatte e in che ambiente, in che contesto. Una delle cose più interessanti del tuo curriculum, peraltro, che mi ha veramente colpito, è le tue incursioni nel mondo del teatro con Bob Wilson e Peter Greenaway, per esempio. Sì. Ci racconti un po' l'incontro con Bob Wilson? Allora, io già da molto giovane lavoravo in teatro, ho iniziato a fare macchinista, poi facevo anche scenografie. Ho iniziato addirittura a fare le ultime scenografie dipinte, quando ancora si usava quelle tecniche lì. Infatti il mio soprannome teatro viene da lì. Mi chiamavano Marco Teatro perché ero l'unico all'epoca che lavorava in quell'ambiente lì. Poi sì, per Bob Wilson soprattutto ho fatto props, costruiti centinaia,
per le scene teatrali, con Peter Greenaway invece ho lavorato sulle installazioni artistiche, più o meno sì, quasi tutte quelle che ha fatto negli ultimi decenni. In questo momento sto tuttora lavorando per un progetto suo sulla metropolitana di Napoli, alla fermata Chiaia. Suo di Greenaway? Di Greenaway, sì. Ah, ok, allora ci rivediamo a Napoli per raccontare il progetto. Certo, perché fra un paio di mesi dovrebbero anche inaugurarla, quindi... Grande! Ricordatevi di passare, perché sarà fenomenale quella fermata. Quindi Marco visibile. Teatro con, per Peter Greenaway, che cosa hai fatto in questo progetto? In questo progetto sto realizzando, diciamo, fisicamente sui bozzetti di Peter Greenaway delle opere d'arte che vedrete quando sarà inaugurata, quando aprirà. Grazie Marco. Prego.